Carovana dello sport integrato che è partita da Roma e poi ha composto l'equipaggio. Da dove ci siamo incontrati? Allora, noi siamo partiti da Civitavecchia per arrivare a Palermo e ci siamo incontrati con il resto del gruppo a Palermo. A Palermo, tutti insieme, quanti siamo? 28. 28, il primo equipaggio della carovana dello sport integrato, 28 persone fra atleti, accompagnatori, educatori sportivi, atleti disabili e non disabili. Siamo qui a Reggio Calabria per poi proseguire con questo gruppo. Fino a dove arriviamo? Noi arriviamo a Napoli e dopo c'è un secondo gruppo che va un po' altre 5 tappe salendo per l'Italia. Per la penisola italiana. No? Faremo tutta l'Italia, 20 regioni, 4 gruppi, faranno ognuno 5 regioni, per cui ognuno farà 5 rappresentazioni di football integrato, una formazione. E per docenti, per addetti al settore, per tutti coloro che sono interessati a conoscere nel dettaglio questa nuova opportunità di sport, uno sport fatto insieme tra persone disabili e non disabili, finalizzato al benessere della persona e non solo come obiettivo concreto il risultato finale, ma appunto la squadra e uno sport centrato sull'atleta, possiamo dire. Quindi insieme. No, è condivisione, insieme. Si esulta per ogni gol indipendentemente dal colore della maglia. E quello è il bello. Siamo contenti di ospitarla, abbiamo avuto un'interlocuzione già da un paio di mesi con i responsabili della carovana dello sport qui a Reggio Calabria. Insomma, questo è un bel momento che parla ai giovani, parla agli studenti, parla alle scuole, che è insomma quello su cui noi dobbiamo puntare. Poi è sempre l'occasione per mettere in mostra le bellezze della nostra città, il nostro straordinario patrimonio, poi se lo si fa per uno scopo benefico e, ripeto, per promuovere un'iniziativa originale e singolare, ma che secondo me è quella giusta, così come dimostrano le tante, tra virgolette, imitazioni e emulazioni che ci sono di questa carovana, allora significa che ci siamo. Una nuova modalità di azione, di integrazione, di inclusione attraverso lo sport, che sarà il frutto anche del percorso di alternanza scuola-lavoro che abbiamo condiviso con 40 studenti dell'Istituto Tecnico Tecnologico Panella Vallauri di Reggio Calabria, che non è ancora finito, terminerà ottobre 2019, e speriamo di raccogliere i frutti del duro lavoro fatto insieme. Antonello Scagliola, siamo a un momento importante perché c'è una fase di sia per la BIC che per quanto concerne questa importante iniziativa. Assolutamente sì, il mondo paralimpico in fermento. Questo è un periodo dove le manifestazioni fortunatamente sono molto, molto frequenti a Reggio ed in Calabria. Siamo ben lieti di questo, siamo ben lieti che ci sono degli enti di promozione sportiva come l'Oxen, in questo caso come Paola Caruso, che è riuscita a portare qui a Reggio Calabria la carovana dello sport integrato, e siamo ben lieti che la Calabria gode di estrema credibilità e Reggio Calabria gode di estrema credibilità in quanto fucina di eventi molto importanti. Appunto, come dicevi, il 20 e 21 abbiamo questa manifestazione, il 29 e 30 ci sono le Final Four, addirittura immagina le Final Four fatte a Reggio Calabria del basket in carrozzina per la promozione in Serie A. Carovana dello sport integrato, due giorni importanti, le scuole rispondono presenti. Qual è il ruolo della scuola, in particolare della vostra scuola, durante questa della tappa regina di questa carovana? Beh, prima cosa aiutare soprattutto queste persone che vengono a visitare la Calabria e finalmente a iniziare questo nuovo sport, lo sport integrato, sport per tutti e libertà per tutti. Che riesce soprattutto ad includere tutte le persone, grandi, piccoli, con differenti abilità, riesce a far giocare davvero tutti.